valore del diritto di superficie e diritto di cessione perché i prezzi sono stati, come dire, riqualificati. E quindi oggi, come primo punto, portiamo queste due residui, chiamiamoli due residui di territorio che erano stati interessati appunto a dei PEP. Addirittura risalgono a interventi del Proust, che forse qualcuno magari a memoria si ricorda, furono anche interessati dai Proust, che erano uno strumento urbanistico che era stato utilizzato dal Comune di Novara molti anni fa. Si tratta di un residuato in Lumellogno, esattamente in via Sandro Bermani Lisandar, e l'altro invece è denominato Cascino Rasario e sarebbe in fondo a via Tonale. Sono andato a verificare entrambe le aree, una è completamente in stato di abbandono, l'altra invece è utilizzata adesso con degli orti urbani non ben identificati. Se non ricordo male, magari il commissario Iacopino ha più memoria di me, mi sembra di ricordare che il Consiglio Comunale della passata amministrazione avesse manifestato una proposta relativa agli orti urbani e se non ricordo male il Consiglio Comunale si era espresso su una mozione all'unanimità per un'eventuale, come dire, ridisegnazione degli orti urbani. Ricordandomi questo aspetto, ho manifestato la possibilità di un regolamento per gli orti urbani nella città di Novara e si potrebbe anche partire come progetto pilota proprio sull'area di Lumellogno. Quantomeno perché daremmo intanto un regolamento, quindi un ordine anche per quanto riguarda gli orti urbani e anche perché sono stati manifestati in questi anni desiderio da parte di alcuni cittadini che già appunto sfruttano parte del territorio come orti urbani, quindi sarebbe importante, secondo me, creare una cornice omogenea per tutta la città, magari dandogli anche una dignità migliore alla luce di quello che, per esempio, sono aspetti che sono già, per dire, utilizzati in paesi esteri, tipo la Germania o la Francia. Ma anche in alcune città italiane, se non ricordo male, Ferrara lo aveva utilizzato perché, secondo il mio parere, gli orti urbani sono comunque una risorsa, una ricchezza per i cittadini. Che se gli dessimo anche un regolamento, quindi una dignità più omogenea per tutta la città e soprattutto un regolamento anche dal punto di vista della concessione e quant'altro, secondo me sarebbe, come dire, una risorsa in più per tutta la città. E si potrebbe appunto partire da Lumellogno, dove attualmente appunto questo tratto di terreno è già interessato dagli orti urbani spontanei, proprio perché in questo modo riusciremmo a recuperare quantomeno una parte di terreno pubblico che oggi come oggi diventa difficile rimpiazzare perché il mercato per questi due terreni non ha mai manifestato alcun interesse. Quindi la prima delibera che vi sottopongo e che sarà chiaramente allegata al bilancio di previsione è questa delibera per le due tratte, con la riqualificazione dal punto di vista economico delle due aree. Questo è il primo aspetto. E dopo, sì. Grazie, grazie Assessore. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, vedo il consigliere Ezio Romano che ha alzato la mano, però gentilmente richiedo la cortesia di prenotarsi in chat e non di alzare la mano. Comunque in questo caso teniamo buona la richiesta del collega Ezio Romano. Prego. Ok, buongiorno. Allora, io come sapete abito a Lumellogno, il discorso degli orti è qualcosa che è stata sentita. C'è anche da dire che quell'area, che è un'area che è edificabile, non è mai stata assegnata a nessuno perché il bando lo prevedeva completo. Però c'è l'interesse di alcuni cittadini che hanno
le ville accanto a questi orti che sarebbero interessati ad acquistarla per poter continuare e farle diventare dei giardini ad avere un accesso su questa strada. Quindi fino a quando viene mantenuta una sola area completa non si potrà mai, difficilmente verrà venduta, perché mi sembra che il valore sia sui 284.000 euro, se mi ricordo bene. Ma se viene ripartito, almeno in parte ripartita, probabilmente più della metà verrebbe assegnata a cittadini che sono interessati ad acquistarlo. Questa è una cosa che avevamo già visto più di una volta, ma però non so se possa essere frazionata in relazione alle, praticamente allo spazio relativo alle ville che ci sono su via Muratori, via Ludovico Muratori. Questo non lo so, però se fosse così ci sono già richieste almeno di due cittadini, di due famiglie che vorrebbero acquistarlo questo terreno. Se frazionabile, io non so se sia frazionabile oppure no. Possono utilizzare come occupazione. Sì, risponde l'assessore così. È un'area vincolata, per cui alla destinazione d'uso del piano regolatore prevede proprio un insediamento di natura del PEP, quindi non è possibile frazionarla o venderla frazionata. È possibile trasformarlo in orti urbani. Orti urbani ai quali naturalmente, se il regolamento sarà chiaramente condiviso dal Consiglio Comunale, potranno avere diritto di accesso tutti coloro i quali ne faranno richiesta. Sarà un bando sicuramente. Faremo un bando sicuramente. E quindi chi avrà interesse in quell'area, quindi diciamo gli adiacenti all'area, sicuramente potranno partecipare e sfruttarlo come orto urbano, pagando un canone ovviamente, certo. Però è un'area che è vincolata. Ecco un'altra cosa, come verranno poi strutturati questi orti? Ci sarà una delimitazione, ci saranno delle regole da seguire, perché in questo momento quegli orti sono in totale abbandono e chi l'ha fatto prima di tutto abusivamente, ma anche lasciando un disordine e un degrado che è terribile. Ci sono delle regole da seguire, poi ci sarà... Come è previsto questo insediamento di questi orti urbani? Mutuando il bando da altre realtà già esistenti, gli uffici si sono già informati in questo senso. Naturalmente ci sarà una delimitazione dell'area con tutta una serie di regole che dovranno essere rispettate e che potranno... Chiaramente ognuno avrà il proprio lotto, avrà il proprio casotto, sarà, come dire, rimesso in ordine, soprattutto... dato proprio dal punto di vista ordine urbanistico una collocazione, una definizione diversa, è chiaro. Ok, la ringrazio. Chiede di intervenire il collega Esempio, prego. Sì, buongiorno Assessore, buongiorno a tutti. È una domanda semplice, ma forse non seguito io prima. Bisogna avere delle caratteristiche speciali per partecipare al bando oppure... Qualunque cittadino novarese che manifesti l'interesse avrà diritto a partecipare al bando che chiaramente costruiremo. Però dico poi... È un bando che costruiremo tutti insieme. Gli orti quanti possono essere? Faccio un esempio, ma 10... È già iniziato. Ma voi siete commissione? Sì, sì. Siamo fermati, c'è il signor sindaco che interrompe, sì. Assessore, volevo capire, no? Un attimo, adesso l'assessore risponde. Comunque credo che andrà stilato un regolamento, poi è chiaro che ha detto il regolamento, un bando, poi credo in base adesso non so quanti saranno questi orti. Certo, adesso vediamo. Grazie per il aggiornamento. Certo.
Io non sento più niente, voi sentite qualcosa? No, abbiamo il no, infatti io pensavo che fosse la mia connessione, neanche tu Nicola senti? No, sento niente. No, quindi la loro. Scusate, no, un secondo che l'assessore stava rispondendo a una telefonata, solo quello. Un secondo solo. Quello degli orti urbani? Tenete presente che qua stiamo parlando della delibera che l'assessore, a cui l'assessore faceva riferimento prima, non siamo ancora entrati nel merito del DUP che poi ci entreremo subito dopo. Su questa delibera ho visto che si è iscritto, ha chiesto di intervenire la collega Milù Allega. Prego Milù. Sì, grazie, ma dunque proprio su questo volevo capire, siccome mi sembra di capire che ci sia un interesse abbastanza esteso rispetto alla questione degli orti urbani, però oggi noi qui forse dobbiamo discutere il DUP. Se l'interesse è così ampio, magari facciamo una commissione dedicata a questo e lavoriamo sul DUP adesso, propongo. Però. Pienamente d'accordo. Non si sente niente. Ezio. Ma. No, ne sento niente neanche io. O vostro? No, è un problema. Ma di neanche loro, tu senti? No, nessuno sente. Arduino, vai per favore di là. Ma nessuno sente. Su. Arduino. Vi sentiamo. Prendi il tuo ruolo di presidente della commissione, Arduino, vai di là e presiedi. Nicola, se vi parlate uno sopra l'altro, Nicola, è normale che non sentite. Un attimo, vi sentiamo. È solo che noi non stavamo parlando, semplicemente nessuno stava parlando e non potete sentire. Ci sentite? No. Voi ci sentite? Ci sentiamo. Sì, adesso sì. Adesso sì. Nessuno. Sì, sì. Ci sentivate, ma, no, ma abbiamo perché... capito presidente Pirovano, sta facendo qualche papocchio voi lì Forza Novara contro la Lega, state facendo il Partito Repubblicano, l'abbiamo capito esatto, bravo. Ma per adesso la Lega ancora non è entrata in aula, per cui è ancora fuori. Ma è passato il sindaco, vi siete agitati, avete sospeso, esatto. Abbiamo capito tutto, Solo non si capisce Pirovano cosa faccia lì, quindi mi sa che c'è anche il PD in mezzo in questo. È una parte del PD che sta facendo l'accordo per il Partito Repubblicano. Ecco, sì, adesso sì. E anche Arduino che è lì con la foto della sala consigliare. In realtà è lì anche lui in mezzo, ma non si vuole far vedere, lo sappiamo. Vabbè. Io sono ovunque, la parte più moderata. Tu cosa sai, moderato? In realtà. Sono ovunque. Se parliamo uno alla volta e chiudiamo i microfoni, dicevo, in realtà c'è stato un momento in cui noi non stavamo parlando, per cui non ci sentivate. Questa delibera è chiaro che deve essere messa a bilancio con l'approvazione del DUP, perché c'è una variazione delle tariffe, essendo una variazione di tariffe va iscritta per forza a bilancio, per questo che viene inserita tra le delibere del bilancio. Ah. Detto questo... Scusi Presidente, c'è un errore nella sua dizione. Questo, tutti gli anni, no, non è per il cambio della tariffa, tutti gli anni si deve allegare, è un atto, quindi una delibera che fa parte del bilancio, perché per norma dobbiamo indicare ogni anno i prezzi del diritto di superficie per queste aree PEP, ok? Indipendentemente certo. Dal fatto se sia variata la tariffa, chiamiamola così o meno, è indipendente, è un allegato al bilancio, ok? Certo. Esatto, sì, no, dicevo appunto, essendo una tariffa legata al bilancio, è inserita tra gli argomenti del DUP. Però è iscritta a parlare la collega Milù Allega. Milù, vai. Grazie al volo, ma un conto è l'inserimento nel DUP e l'assessore ci ha spiegato il motivo, perché è comunque legato al bilancio. Un conto mi sembra di capire che sia il regolamento. È corretto quello che dico?
Se è così, chiedo poi che ci sia una commissione adeguata sul regolamento e dedicata, perché mi sembra che l'interesse sia ampio, però non possiamo discutere adesso di come verrà regolamentato e regimentata la questione degli orti urbani. Ok? Certo. Grazie. L'assessore mi dice che condivide il tuo pensiero, Milù. E se no, no, del DUP oggi non parliamo più. No, certo, grazie. Certo. Infatti, questo è già, se non ci sono altre domande, questa delibera è già archiviata. Non ci sono altre domande, per cui passiamo all'argomento successivo. Preferisco, siccome il sindaco so che forse avevo un impegno a mezzogiorno, preferisco sì. Che parli prima. Adesso chiamiamo il sindaco che voleva intervenire per prima, perché poi ha un altro impegno. Scusate. A mezzogiorno mi sembra che debba andare giù a Roma. Per primo per il PNRR. Secondo, che arriva il sindaco. Nel frattempo, se qualcuno ha bisogno della giustifica, per cortesia, così noi prendiamo nota. Prego, signor sindaco. Buongiorno. Allora, volevo quindi darvi una panoramica, ovviamente riferita anche al DUP, che si integra con lo stesso documento unico di programmazione, sullo stato dell'arte attuale dell'andamento e dell'avanzamento dei progetti sul PNRR. Allora, voi sapete che noi avevamo presentato, su richiesta della Regione Piemonte, 33 progetti su Novara, quando ancora non sapevamo quali fossero le cosiddette regole di ingaggio, ovvero come il governo volesse far arrivare sui territori, con quali modalità volesse far arrivare sui territori sulla base delle esigenze dei territori stessi e in coerenza con gli obiettivi, le missioni del documento programmatico generale sul PNRR a livello nazionale, queste risorse. Bene, ora lo sappiamo, nel senso che molte di queste risorse arriveranno sul comparto dei comuni, sto parlando, perché poi ce ne sono molti che sono gestiti direttamente dai ministeri su grandi centri di costo di livello nazionale o con le regioni, ma sul comparto dei comuni una delle modalità è quella dei bandi che voi potete, tra l'altro, vi do un'informazione, verificare la loro uscita con le loro scadenze, con i criteri per l'assegnazione delle risorse, sulla base di andando magari a consultare il sito di ANCI Fondazione IFEL, facendo fondazioneifel.it, abbiamo preparato proprio per ANCI, quindi per tutti i comuni italiani, un servizio orientamento PNRR a disposizione di tutti gli amministratori italiani, nonché dei dirigenti e funzionari degli uffici dei comuni italiani, per poter avere in tempo reale l'uscita dei bandi e i criteri di assegnazione delle risorse. Una parte di queste risorse sui comuni quindi arrivano attraverso dei bandi ai quali ovviamente i comuni devono partecipare candidandosi. Una parte delle risorse invece vengono assegnate direttamente dai ministeri, senza bando, sulla base di alcuni criteri specifici che sono quelli demografici, socio-economici. E quindi gran parte di queste risorse ci sono già state assegnate. Quindi allo stato attuale, sulla nostra città, cioè sulla città di Novara, abbiamo una parte di risorse già assegnate, che adesso vi elenco, una parte di risorse che noi ci candidiamo ad intercettare su determinati temi, perché ci sono i bandi ancora aperti in corso, e ve li segnalo, e una parte di risorse che ovviamente stiamo attendendo l'uscita dei bandi. In più ci sono altri soggetti che sono collegati direttamente o indirettamente con l'ente comunale, come le nostre partecipate, che stanno anche loro partecipando a bandi per poter attirare risorse sulla nostra città. Vi faccio questo elenco. Allora, per quanto riguarda la missione 5, il programma innovativo della qualità dell'abitare, lo abbiamo già detto, lo abbiamo già annunciato, siamo stati finanziati con la cifra di 38 milioni e mezzo di euro
sul progetto di riqualificazione complessiva dell'ex campo TAV. La presentazione del progetto definitivo, perché ad ora siamo a livello ancora di studio di fattibilità con il quale ci hanno finanziato questi 38 milioni e mezzo di euro, noi abbiamo tempo 240 giorni dalla pubblicazione del decreto, che è avvenuta il 5 di novembre del 2021, abbiamo tempo 240 giorni, quindi entro il 15 giugno del 2022 dobbiamo presentare la progettazione definitiva. Questo è tutto scandito da cronoprogrammi che sono gli stessi per tutte le città italiane che hanno avuto il finanziamento, quindi 38 milioni e mezzo di euro su questo progetto. Poi abbiamo sulla missione 2, rivoluzione verde, transizione ecologica, tutela del territorio e delle risorse idriche, interventi per la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Allora, noi abbiamo già ottenuto 600.000 euro che verrà gestito tramite un appalto, con l'aggiudicazione dei lavori che dovrà avvenire entro il 1 luglio del 2022 sui lavori di consolidamento del cavalcavia di Porta Milano verso Largo San Lorenzo. Sapete la nota vicenda della riqualificazione del cavalcavia di Porta Milano, che è in parte di proprietà del comune, in parte di RFI. RFI e il comune hanno fatto già un pezzo, mancava l'ultimo pezzo, quello su Largo San Lorenzo, quello che dà verso Largo San Lorenzo. Su questo abbiamo ottenuto il finanziamento di 600.000 euro. Poi abbiamo tutta una serie di finanziamenti di interventi di edilizia scolastica per la sistemazione di facciate, cortili, antincendio, elementi non strutturali. Sulle scuole, Galvani, Peretti, Pier Lombardo, Duca d'Aosta, Bottacchi, Paietta e Don Milani. Qui abbiamo, abbiamo ottenuto finanziamenti consistenti, diciamo 1.750.000, 2 milioni, oltre 4 milioni di euro, con l'aggiudicazione dei lavori il 1 di luglio del 2022, anche qua. Poi abbiamo ottenuto risorse per 420.000 euro per continuare con la riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione. Voi sapete che in questo momento c'è la gestione degli impianti di pubblica illuminazione assegnata tramite gara Consip a una società, ma rimangono fuori tutta una serie di impianti di pubblica illuminazione che non erano ricompresi in questo perimetro perché, non, perché sono di proprietà di altri enti, Enel Sole per fattispecie. Qui abbiamo ottenuto 420.000 euro. Poi, per cambiare i pali? Per cambiare, per riqualificarli, cambiare i pali e mettere il LED. Poi abbiamo un sulla missione 5, sempre inclusione e coesione, investimenti in progetti di rigenerazione urbana. Abbiamo ottenuto 20 milioni di euro per due lotti di riqualificazione delle periferie, dove andremo ad intervenire sia sulla riqualificazione di Cascina Cascinetta e relativo ambito, oltre al miglioramento della qualità urbana nell'area dell'edilizia residenziale pubblica di via Bonola, via dell'Ariotta, via Pianga, via Pianca e relativo ambito. Complessivamente l'investimento è di 20 milioni di euro che dovrà essere, diciamo così, terminato il cronoprogramma con l'assegnazione dei lavori entro il 30 di settembre del 2023. Ovviamente noi cercheremo di farlo prima per ottenere il risultato della rendicontazione entro il 2026, come prevede la normativa sul PNRR, quindi 20 milioni di euro. Poi abbiamo avuto un finanziamento diretto con decreto ministeriale sul rafforzamento della mobilità ciclistica, ciclovie urbane, di cui alla missione 2, rafforzamento della mobilità ciclistica, ciclovie urbane, 1.529.000 euro, per il quale dovremo realizzare 2 chilometri di nuove piste ciclabili entro il 31/12 del 2023 e realizzare 4 chilometri entro il 30 giugno del 2000, altri 4 chilometri entro il 30 giugno del 2026 per una cifra totale di 1.523.000 euro. 2 milioni più 1 milione e 6, ho capito bene? No, tutto 1 milione e 6, 1 milione e 530. Poi
Abbiamo già ricevuto con atto regionale a valere sui fondi PNRR risorse per 1.960.000 euro direttamente al comune di Novara per poter andare a riqualificare l'edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune di Novara per un totale di 1.960.000 euro, quasi 2 milioni di euro, che abbiamo diciamo destinato con progettazioni preliminari che poi si dovranno trasformare in progettazioni esecutive per, le case popolari che abbiamo in via Perrone, in via Passalacqua e in corso Cavour. L'affidamento della progettazione deve avvenire, quella esecutiva ovviamente, entro il 30 di giugno del 2022 con l'approvazione del progetto esecutivo prevista per il 30 di settembre del 2022. Poi, con decreto dipartimentale, abbiamo ottenuto risorse, questo probabilmente lo sapete già, per la realizzazione dei nuovi poli dell'infanzia con costruzione asilo nido e riqualificazione della scuola dell'infanzia del quartiere Nord, per intenderci via Fara, per un totale di 3.300.000 euro con l'aggiudicazione dei lavori che deve avvenire a 21 mesi dalla pubblicazione del decreto definitivo di assegnazione che è avvenuto il 2 agosto del 2021. Poi, ampliamento e riqualificazione del polo dell'infanzia, asilo nido e scuola dell'infanzia del quartiere Sant'Agabio, altri 3 milioni di euro già assegnati. Abbiamo poi sulla missione della digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, c'è una submissione, un subintervento che è chiamato, che il bando è attualmente aperto e scadrà il 15 di marzo. Queste sono le risorse già assegnate fino adesso che vi ho raccontato. Adesso vi racconto le risorse che vogliamo andare, diciamo così, ad intercettare tramite candidatura ai bandi che sono attualmente in corso. Fino all'asilo sono già sicuri. Sono già sicuri, quelli lì sono già sicuri. Poi abbiamo, entro il 15 marzo del 2022, ci candidiamo sul programma per la valorizzazione dell'identità dei luoghi, parchi e giardini storici. A Novara abbiamo il Parco dell'Allea, che è un giardino storico, e quindi noi andiamo a candidarci con un progetto che ha un importo di circa 2 milioni di euro per la riqualificazione complessiva di tutta l'area e l'ambito del Parco dell'Allea. Lo stanno facendo adesso il progetto, quindi la candidatura scade il 15 di marzo del 2022. Poi abbiamo sulla missione 2, costruzione di subintervento, costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, candidatura scade a breve, cioè l'8 febbraio, è in corso di predisposizione la documentazione per la candidatura per la demolizione e ricostruzione della scuola primaria a Buscaglia. Qui abbiamo due fonti di finanziamento possibili. Nel caso in cui non riuscissimo ad intercettare le risorse dal PNRR, perché magari questa candidatura non va a buon fine, perché non è detto che vinciamo tutti i bandi, attenzione, abbiamo un'ulteriore comunque possibilità di ottenere risorse su un'altra linea di finanziamento che non prevede la demolizione ma solo la riqualificazione. Comunque sia, sulla scuola Buscaglia noi andremo a fare un intervento importante. Poi, per quanto riguarda la missione 4, legata a istruzione e ricerca, subintervento, piano per infrastrutture per lo sport nelle scuole, in buona sostanza la riqualificazione delle palestre, noi stiamo preparando le candidature che dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio del 2022 per 3 palestre: ristrutturazione della palestra primaria Galvani, ristrutturazione della palestra primaria di Lumellogno, costruzione della nuova palestra alla secondaria Pier Lombardo. Poi, potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione degli asili nido dell'università. Quella è già fatta per l'università. Piano, è già finanziabile. Sì. Piano per asili nido e scuole dell'infanzia, servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Sempre missione 4, istruzione e ricerca. Candidatura che scade il 28 di febbraio del 2022, anche questa. Nuova scuola materna al Torrion Quartara in sostituzione di quella esistente.
stiamo predisponendo il progetto che dovrà essere presentato entro il 28 di febbraio del 2022. Poi stiamo preparando un progetto, anche questo in scadenza 28 febbraio 2022, per un piano di estensione del tempio pieno e delle mense. Ve lo racconteremo quando i progetti saranno ovviamente più dettagliati nella loro predisposizione. Vi verremo poi in commissione a raccontare di volta in volta come vanno avanti, step by step, i progetti sulle riqualificazioni del PNRR. In più, grande novità, il PNRR ci dà la possibilità di scorrere una graduatoria alla quale noi ci eravamo presentati con tutta una serie di interventi sulle scuole, per un totale complessivo di 33 milioni di euro per interventi su tutti gli edifici scolastici, quasi tutti gli edifici scolastici della nostra città, e nella fattispecie scuola d'infanzia Merini, scuola d'infanzia Elbe Fortis, scuola primaria Rodari, scuola d'infanzia primaria Bottacchi, scuola secondaria di primo grado Bottacchi, scuola secondaria di primo grado Fornara, scuola primaria Ferrandi, secondaria di primo grado Morandi, scuola primaria Bollini, scuola Buscaglia, ve l'ho già detto, che è quella relativa al finanziamento, al secondo finanziamento nel caso in cui non vada a buon fine quell'altro, e l'adeguamento strutturale antisismico della scuola primaria Galvani, per un totale complessivo di circa 33 milioni di euro, superiore ai 30 milioni di euro. Allora, qui questi sono interventi strutturali molto forti, cioè di consolidamento, riqualificazione, antisismica, antincendio, che dopo decenni di sostanziale scarsa manutenzione fatta agli edifici scolastici ci consentiranno di rimetterci in pari da questo punto di vista. Voi vedete che in questo momento, a parte i progetti di riqualificazione urbana, che ovviamente cubano gran parte di questa cifra, e la cifra complessiva al netto delle candidature che ancora dobbiamo fare, che vi ho raccontato nella seconda parte dell'esposizione, che non sappiamo ancora quanto cubano da un punto di vista delle cifre, ma in questo momento già abbiamo un totale di risorse complessive da far arrivare sulla città per interventi sulle riqualificazioni urbane, sulle ciclovie e soprattutto sulle scuole superiori ai 100 milioni di euro. Questo è lo stato dell'arte attuale. Oltre a questo, vi informo che stiamo lavorando con le nostre società partecipate per partecipare ad altri bandi che sono ovviamente dedicati specificatamente a temi di interesse delle partecipate. Per esempio, è qui presente il presidente Pirovano, la SUN ha già ottenuto un decreto di assegnazione di risorse di 6 milioni e 700 mila euro per poter acquistare 13 bus elettrici in due step, 3 entro un anno mi sembra e altri 10. Poi il Consorzio Rifiuti del Basso Novarese ha già predisposto un progetto sulla candidatura, che non è ancora scaduto il bando, per interventi per rafforzamento di strutture e tecnologie per il rafforzamento della raccolta puntuale sulla nostra città. Più Acque Novara VCO sta predisponendo, insieme ovviamente e concordemente all'autorità di bacino del nostro territorio, un progetto per il finanziamento di un impianto per il trattamento dei fanghi. Poi l'università sta predisponendo due progetti. Un primo progetto di riqualificazione complessiva, abbiamo già fatto gli incontri con il Demagno, che ha dato il via libera. Adesso ci sarà, ovviamente, dovrà essere predisposto un accordo di programma tra il Demagno, l'università e il Comune di Novara per la riqualificazione complessiva del quinto deposito di Santa Gabbio, ex aeronautica militare, dove l'università predisporrà, l'ha già deliberato in consiglio di amministrazione, e predisporrà un progetto a valere sui fondi PNRR destinati all'università
delle infrastrutture dell'innovazione, chiamato sulle infrastrutture dell'innovazione. L'idea è quella di trasformare il quinto deposito in un'area dove ci sarà ricerca scientifica e laboratori con la partnership università e partner industriali che l'università sta cercando, ovviamente anche insieme a noi. Avremo degli incontri anche nei prossimi giorni. Il secondo progetto dell'università, questa è la novità di dicembre, l'università ha espresso l'interesse nel candidare un progetto su due fondi, in parte PNRR, in parte legge 338, per le residenze universitarie da collocare al centro sociale. Voi sapete che sul centro sociale il Consiglio Comunale a luglio, il 28 di luglio, aveva deliberato l'interesse pubblico sulla proposta di progetto di project financing di una società privata, con ovviamente un partenariato pubblico-privato, perché i project sugli terreni pubblici, sugli edifici pubblici si fanno così. Noi abbiamo raccolto questo interesse dell'università, siamo in attesa dello sviluppo progettuale e soprattutto della sicurezza di avere le fonti di finanziamento per poter eventualmente procedere, in modo tale da poter poi decidere quale sia l'interesse pubblico preminente per poter far andare avanti il progetto che ha l'interesse pubblico preminente. Quindi questo è lo stato dell'arte ad oggi. Nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi usciranno nuovi bandi di interesse sul comparto comunale, sulle varie missioni che possono essere in qualche modo, diciamo, di interesse dei comuni. Noi, ripeto, abbiamo come bussola, ovviamente, a parte l'interlocuzione diretta con i ministeri, se volete avere un aggiornamento quotidiano o settimanale di quelle che sono le possibilità per intercettare risorse per la nostra città, andate sul sito fondazioneifel.it. Sulla parte destra della home page troverete un link che si chiama Servizio Orientamento Comuni PNRR, costantemente aggiornato coi bandi che escono dai vari ministeri. Finito, signor Spinner. Sì, poi voi sapete che tutti questi nostri 33 progetti che abbiamo presentato sono la traccia principale da declinare a seconda delle possibilità di finanziamento che via via emergeranno. Non sto qua a parlarvi di 33 progetti perché ne abbiamo già parlato diverse volte in passato. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Prima di aprire la discussione, per cui chiedo se c'è qualcuno che vuole fare delle domande al signor Sindaco, di iscriversi in chat. Io faccio solo una domanda, signor Sindaco, ma velocemente. Ho visto soprattutto quelli già finanziati hanno una scadenza, come dire, di presentazione progettuale molto breve. Come siamo messi con la progettazione interna e esterna? È stata affidata? Perché questa, secondo me, è una preoccupazione che, visto anche le grosse risorse che stanno arrivando. Giusta osservazione, commissario Pirovano, giusta osservazione. Allora, è un problema generalizzato di tutto il comparto dei comuni. Tutti i comuni sono preoccupati, ovviamente, per avere le risorse umane necessarie per poter andare avanti sui cronoprogrammi che richiede, molto serrati, che richiede la realizzazione, che richiedono la realizzazione dei progetti sulle varie missioni del PNRR. Il governo ha dato delle possibilità di allargamento del reclutamento di personale per i comuni. Una di queste è quella di, diciamo così, ingaggio di figure professionali che viene fatto sia attraverso la Regione Piemonte, sia attraverso, diciamo così, degli ingaggi diretti che possono essere fatti dai comuni per rafforzare il personale tecnico e amministrativo che dovrà gestire i vari progetti. Ma questo ingaggio di personale tecnico e amministrativo è finalizzato ai singoli progetti, cioè noi non è che possiamo assumere a tempo determinato, perché trattasi di assunzioni a tempo determinato, persone che poi rimangono qui e lavorano cross sugli uffici, su vari progetti. No, devono essere dedicati specificatamente a quei progetti per i quali sono ingaggiati. Quindi, in questo momento, l'ufficio personale sta lavorando sulla base delle esigenze che emergono e che arrivano dagli uffici tecnici che devono seguire queste progettazioni,
per poter rinforzare le risorse umane necessarie a poter non soltanto progettare, perché parte delle progettazioni vengono anche affidate all'esterno, perché possono essere, diciamo così, pagati con i fondi PNRR. Quindi non soltanto rinforzare, ovviamente, diciamo, gli uffici, ma anche per, diciamo così, dare un aiuto e un sostegno alle attività rendicontative e amministrative connesse con i progetti, perché qui non si tratta soltanto di progettare le opere, poi si tratta di seguirle, si tratta di fare tutti gli atti di pagamento, tutti gli atti di tipo amministrativo, e si tratta poi di rendicontare entro i tempi stabiliti di volta in volta da progetto a progetto a chi di dovere per poter ottenere i saldi delle risorse assegnate. Ok. Vedo che sei iscritta la collega consigliera Milù Allegra. Grazie Milù. Sì, grazie. Avrei chiesto esattamente la stessa cosa, perché è evidente che di carne al fuoco ce n'è tantissima. Il sindaco dice di questi 100 milioni di risorse complessive che non è che siano proprio bruscolini. Però appunto mi chiedevo, in parte il sindaco ha già risposto, quali fossero poi le reali capacità della struttura, perché non si può pensare di gestire una partita così importante con le risorse, seppur qualificate, non è questo il tema, è una questione prettamente numerica. Mi chiedo poi l'altra questione, dove nel DUP troviamo tutto quello che oggi il sindaco ci ha illustrato? Perché io vi chiedo ancora una volta, come ho chiesto ieri, di cercare per favore di seguire i documenti che ci avete mandato. Se voi non seguite i documenti, noi facciamo un po' fatica. Allora va bene questa importante dissertazione che ha fatto il sindaco, perché comunque ci interessa ovviamente, però vorrei capire dove nel DUP troviamo tutto ciò. Grazie. Commissaria Allegra, allora è una cosa che si aggiorna di giorno in giorno, è impossibile inserirlo in un documento, diciamo, che abbiamo presentato settimane fa, è impossibile perché è in aggiornamento giorno dopo giorno. Diciamo che nel DUP è inserito ovviamente l'obiettivo di realizzare il PNRR anche a Novara, cioè di intercettare risorse sul PNRR anche a Novara, e quindi ho colto l'occasione per darvi, diciamo così, l'aggiornamento dello aggiornamento che cambia, adesso non dico di giorno in giorno, ma di settimana in settimana, ogni due settimane c'è un aggiornamento, perché dipende dai. Quindi, se volete, io vi posso trasformare in documento da inviare a tutti i commissari quello che vi ho appena detto. Se non lo volete, non lo faccio, ovviamente, per amor di cielo, non lo voglio dire a nessuno. No. Però, detto questo, è un aggiornamento delle attività che dimostrano che sull'obiettivo di realizzare il PNRR a Novara siamo in work in progress, come si dice ai giorni d'oggi. Consigliera Allegra, vedo che ha alzato la mano, ma voleva, sì, rispondere. Sì, solo perché ho usato questa modalità solo perché avevo in parte la parola. Allora, ringrazio e mi interessa molto il work in progress, perché è evidente che quando arrivano queste occasioni importantissime per la propria città, è chiaro che non possiamo che essere contenti. E quindi credo che si debba un po' tornare alla questione del metodo, come ho già detto ieri. Allora, questa è la commissione sul DUP, quindi mi confermate che non siamo ancora entrati nel dettaglio rispetto all'ordine del giorno? Prima domanda. La seconda, forse a questo punto suggerisco che di fare degli aggiornamenti specifici su questo, nel senso che forse vale la pena che ogni X tempo questa commissione, la commissione, diciamo, urbanistica, o quella dedicata al PNNR appunto,
faccia degli aggiornamenti rispetto al work in progress che stiamo vedendo, perché se no rischiamo tutte le volte di non entrare nel merito dell'ordine del giorno rispetto al fatto che la commissione è convocata su dei punti specifici all'ordine del giorno. Mi sono spiegata. Aspetta. No, posso solo dire una cosa? No, sì, vuole, sindaco, va benissimo, ragazza. Mi interessa il discorso, ovviamente, però secondo me ci sono momenti specifici. Scusi, rispondo alla sua domanda. Lei, rispondo alla sua domanda. Allora, ha un aggancio con il documento unico di programmazione, perché se lei va nell'indirizzo, nella linea programmatica 4, la città continua a trasformarsi, c'è un programma specifico, che è il programma 6, che ha come indirizzo strategico grandi opere PNRR, sono due pagine, dove spieghiamo quali sono i nostri obiettivi strategici ed operativi per mettere a terra a Novara il PNRR, e quindi qui è spiegato a livello generale, ovviamente, dove ci sono le prime cose fino al giorno in cui abbiamo chiuso il DUP. E quindi ho integrato questo programma 6, cioè indirizzo strategico, grandi opere, PNRR, linea programmatica 4, l'ho integrato con le informazioni che vi ho appena dato. Quindi c'è una rilevante, direi, attinenza con il documento unico di programmazione che oggi stiamo trattando nella commissione urbanistica. Sì, allora Milù, se siete d'accordo, visto come comunque l'illustrazione, io direi che il sindaco o chi per esso ci fa avere quelle tabelle che mancano chiaramente, perché per le ragioni che diceva il sindaco, e insomma, in modo che anche i consiglieri comunali possono averle sotto mano e possono leggerle, perché chiaramente il sindaco ha fatto un'illustrazione, ma poi diventa anche difficile prendere appunti e avere proprio il quadro completo. Almeno io direi di quelli già finanziati, poi sui bandi magari aspettiamo man mano, che almeno io direi che di fare così, ok? Grazie. E andiamo avanti, e vedo iscritto a parlare il collega Mattia Colli Vignarelli. Prego, consigliere. Grazie Presidente, ma solo due domande. La prima, tra i vari progetti in scadenza il 28, volevo chiedere nello specifico lì come sono messi, perché appunto si è parlato di personale in futuro, eccetera, ma... Scusa Mattia, mese. Non ti sentiamo. Mattia, scusa, non ti sentiamo. Non mi sentite? Adesso sì. Puoi ripetere, beh, perché ti si è proprio bloccato l'audio. L'audio. Si sente adesso? Sì. Ok. No, dicevo, rispetto ai progetti, quelli in scadenza il 28, dove immagino non si possa applicare il discorso che ha fatto il sindaco sul reclutamento di nuovo personale, eccetera, lì nello specifico come siamo messi. E poi la seconda domanda, quando si parlava di quei 33 milioni, per gli interventi sulle varie scuole, il sindaco ha parlato di possibilità di scorrimento della graduatoria, volevo chiedere un focus, diciamo, su questo per capire meglio. Solo queste due domande, grazie. Grazie consigliere. Sindaco l'ha sentita, le risponde. Allora, sui progetti a scadenza, allora vorrei essere chiaro. Non è che i nostri uffici, se non c'è personale esterno, non lavorano. In questo momento stanno lavorando per poter presentare i dossier di candidatura a tutte le scadenze dei bandi. Allora, ci sono differenti livelli di dettaglio progettuali. Nei dossier di candidatura non devi andare lì col progetto definitivo esecutivo, no? Devi andare lì con gli studi di fattibilità, che evidentemente sono più semplici da preparare da un punto di vista tecnico rispetto a una progettazione definitiva o esecutiva. Nel caso in cui poi, così come è avvenuto con gli altri progetti che ci sono stati finanziati, ci sia il via libera al finanziamento, allora poi ci sono gli step successivi sulla base dei cronoprogrammi che verranno
dettagliati dai ministeri per poter ingaggiare magari ulteriore personale più strettamente tecnico che vada ad aiuvandum l'attività progettuale degli uffici. Quindi in questo momento noi siamo in grado, con le nostre risorse umane, di poter completare l'iter di candidatura alla scadenza dei progetti. Quindi prima domanda. Per quanto riguarda le altre risorse, ogni anno, a valere, non ogni anno, ogni tot, su fondi regionali ci vengono richieste progettazioni per poter, diciamo così, intervenire sugli edifici scolastici. Queste risorse, in un'epoca pre-PNRR, erano estremamente contenute rispetto alla situazione attuale. Siccome parte di quelle risorse che finanziavano progetti che magari erano in graduatoria in una posizione più avanzata rispetto alla nostra, le graduatorie si formano anche sulla base dello stato di avanzamento delle progettazioni. Quindi se uno può presentare progettazioni già definitive, esecutive, ha più possibilità di essere finanziato rispetto a uno che a livello di progettazione di studio di fattibilità. Ora, gran parte dei progetti che sono già in una fase definitiva esecutiva, la Regione Piemonte li finanzierà con fondi PNRR. Questo libererà risorse che verranno fatte transitare con lo scorrimento della graduatoria a quelle progettazioni che sono in fase meno avanzate. Gran parte di queste erano le nostre, ma anche di altre città del Piemonte, non soltanto le nostre. E quindi questo libererà risorse che ci consentirà di intercettare, non direttamente dal PNRR, ma indirettamente per il fatto che il PNRR finanzia i primi progetti in graduatoria, risorse regionali che ci consentono di intervenire. Ma a noi poco importa che abbiano la targhetta PNRR o non PNRR, a noi importa che arrivino le risorse per poter mettere a posto le scuole della città. Grazie Sindaco, scusi, posso solo per capire bene, quindi non, certo, non abbiamo la sicurezza, diciamo, certa del fatto che saranno tutti 33 milioni, dipende da quanto scorre la graduatoria, diciamo, oppure abbiamo, sì, una ragionevole... Ok, perfetto, grazie. Però abbiamo una ragionevole certezza che gran parte di quelle risorse, okay, verranno finanziate. Grazie, grazie. Grazie, grazie consigliere. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire... Milù, vedo che alza la mano, lo scrivi in chat, ma va bene lo stesso. Milù, no, tocca a te. L'ho scritto in chat. Vai, vai. Ho chiedo scritto, chiedo... ma l'hai visto? Chiedo... Sì, scusa. Ah, ok, vai, no, vai. Perché magari salta la connessione. No. Vai. Ok, al volo. Allora, proprio sulle scuole, io leggendo il DUP ho visto che ci sono appunto segnalati degli interventi. Però vorrei sapere di che tipo di interventi si tratta. Adesso magari so di entrare nello specifico, non so se ci sia lì presente qualche tecnico, perché credo che poi sia un argomento più tecnico, nel senso che mi chiedo, scusate, che sia un intervento domani, cioè. Posso? Mi chiedo, 10 minuti, aspettiamo, ah. Sì, scusa. Intervento sull'amianto, intervento sulla riqualificazione dei servizi igienici. Siccome so che ci sono alcune segnalazioni rispetto alla proprio ai servizi igienici di alcune scuole che sono in una situazione... ascolta, piromano, puoi star zitto un attimo, perché io non riesco a parlare. Disturba. Cioè, sei una roba pazzesca. Allora, mi chiedo se il tipo di intervento di riqualificazione per mantenere l'ordine. Di riqualificazione, che tipo di interventi intendete fare? Se siano i servizi igienici, se sia l'amianto, se sia non lo so. Vorrei qualche specifica in più. Grazie. Ma è domani, grazie. Allora, io ho presentato i progetti a livello generale su PNRR, ok? Non ci sono soltanto questi, ci sono altri interventi che attengono a interventi più specifici, per esempio
sull'amianto. Uno degli ultimi che abbiamo finanziato, non sul PNRR, l'abbiamo deliberato, la progettazione esecutiva, mi sembra, la settimana scorsa, o quella prima, o due settimane fa, che rileva, diciamo così, che sarà indirizzato al smaltimento dell'amianto e la riqualificazione dei tetti di alcune scuole. Ora, questa è una materia da lavori pubblici, però. Qui stiamo parlando dei progetti a livello generale. Io posso anche ripetere quello che ho detto. Adesso io non è che ho il progetto singolo per ogni scuola, ho la progettazione generale, i soldi di investimento, se vuoi te li dico uno a uno. Per esempio, sulla scuola di infanzia Merini, progetti di fattibilità tecnico-economica per 1.200.000 euro sono lavori relativi al consolidamento e l'antisismica e probabilmente l'antincendio, adesso io non so, non l'ho. Poi la Elve Fortis sono lavori per un importo complessivo di 1.086.000 euro, anche qui ci sarà l'antisismica, ci saranno consolidamenti, tutti i lavori collegati poi alle, diciamo così, riqualificazioni strutturali degli edifici. Sulla Rodari un importo complessivo per esempio di 3 milioni di euro. Sull'infanzia non penso che con 3 milioni di euro fai i bagni, cioè farei ben altro. Poi sulla primaria Bottacchi l'importo complessivo addirittura di 5 milioni e mezzo di euro, sulla primo grado Bottacchi 4 milioni e 2, sulla primo grado Fornara 4 milioni e 3, sulla Bollini 5 milioni e 4, 7 milioni sulla Ferrandi e secondaria di primo grado Morandi. Sono ristrutturazioni delle scuole, sono interventi di ristrutturazione complessiva degli edifici scolastici, sono interventi di grosso impatto. La riqualificazione dei bagni, per esempio, o lo smaltimento dell'amianto, hanno altre linee di finanziamento specifiche dedicate. È ovvio che se vai a rifare la scuola, rifarrai anche i bagni, o i serramenti, o l'efficientamento energetico, e questo è evidente. Ci sono alcune scuole che non sono comprese in questo elenco, sulle quali ci sono altre linee di intervento, e vi invito a fare questa domanda all'assessore dei lavori pubblici nella commissione dei lavori pubblici, che è più attinente probabilmente. Ecco. Scusate, sindaco, posso intervenire? Sì, prego. Era semplicemente sì, per deve chiedere al presidente. L'assessore deve chiedere a me, non al sindaco. Ha ragione. Chiedo venia al presidente, chiedo venia. Ma siccome stava parlando il sindaco e lo stavo interrompendo, era per questo che mi sono rivolta al sindaco. Quindi se ho la parola volevo dire due cose. Il riferimento DUP sostanzialmente oggi parla di quei finanziamenti che abbiamo già ottenuto, pari a 5 milioni e mezzo, che vanno a finanziare e poi all'antincendio. Per cui abbiamo anche nel programma degli interventi 22-24 sostanzialmente abbiamo l'antincendio delle scuole, la vulnerabilità sismica e interventi poi conseguenti a questi interventi. Quindi ovviamente il sindaco ha rappresentato il futuro, cioè i bandi sui quali andremo a chiedere i soldi per il PNRR eccetera e le future scuole, quelle che, sulle quali già stiamo intervenendo sia negli anni precedenti ma previsto anche nel 22-23, sono correlate, relative sostanzialmente all'antincendio, alla vulnerabilità sismica e di conseguenza gli interventi necessari. Poi domani c'è i lavori pubblici e la sessione. I lavori pubblici domani lo diranno, certo. Non volevo fare due domande io? Spandere troppo la cosa. Sì, presidente. Allora, grazie, volevo fare due domande anche perché approfitto, anche se non è per me usuale quando presiedo fare domande, però già che mi sembra la discussione. Allora, io volevo fare due domande sulla parte urbanistica e in questo senso. Uno, si è parlato molto di un nuovo piano regolatore, volevo capire quante risorse sono state messe a bilancio, perché sappiamo che il piano regolatore ha un costo importante, se si è già avviato l'iter e quante risorse sono state stanziate. Questa è la prima domanda. L'altra domanda è, visto che c'è
un grosso finanziamento già stanziato per quanto riguarda il rifacimento di un nuovo insediamento abitativo dove c'è il villaggio TAV. Mi risulta che quell'area oggi è, come dire, urbanisticamente non è, bisogna fare una variazione o è già a posto? Siamo già, non dobbiamo fare niente per realizzare lì delle strutture abitative, o perché se non ricordo male erano provvisori, erano dei moduli provvisori, non c'era una destinazione d'uso già per proprietà nostra. La proprietà dei terreni sì, però lì forse era verde, era... No, era stato destinato alla... Era abitazioni? No, era stato destinato, se non ricordo male, all'attività di caratterizzazione della TAV. Appunto, ma se noi lì andiamo a realizzare un nuovo complesso residenziale, bisognerà... questo volevo capire, cioè... Se a livello poi urbanistico noi siamo a posto, cioè non vorrei che arriviamo e poi scopriamo, come abbiamo visto, che no, ma qua non è. Bisogna sentire Fondai, che sicuramente dal punto di vista tecnico è quello che. Questo è, secondo me è importante capire, perché se poi scopriamo che lì non siamo a posto, dobbiamo fare le varianti, ma hanno un tempo, no? Non vorrei che poi andiamo a sforare i tempi di realizzazione o di, come dire, di presentazione della progettazione, perché non possiamo canterizzare in quanto non abbiamo ancora le giuste destinazioni d'uso di quell'area. Ecco, io volevo capire questa cosa qua e se ci potete dire quanto e quando, quanti soldi avete messo e quando pensate di, come dire, affidare questo nuovo percorso che è il piano regolatore. Grazie. Allora, poi si è iscritto ancora a parlare là. Vogliamo prima far... vai Vidù. Sì, al volo, no, ma mi aggancio a quello che dice Rossano Pirovano, perché credo che sia giunto il momento per entrare nei termini previsti dall'ordine del giorno della Commissione, quindi di parlare di DUP. Grazie, ho finito. Allora, per andare incontro alle due domande che sono state poste. Allora, la prima domanda per quanto riguarda il piano regolatore è stato inserito dentro a bilancio, su mia richiesta all'assessore al bilancio, una somma iniziale di 100.000 euro, che è una somma propedeutica alla prima tranche della progettazione. E contemporaneamente, come avrete notato dalla macrostruttura, è stato inserito dentro anche una figura dirigenziale di staff propedeutica proprio all'affiancamento di quello che sarà poi la realizzazione dal punto di vista progettuale del piano regolatore. Perché? Perché nel frattempo gli uffici hanno cominciato a fare la contabilizzazione dei costi di progettazione del PRG, che si possono ipotizzare tra i 500 e i 600 mila complessivi, quindi palmati naturalmente su un periodo piuttosto lungo, si parla di 4-5 anni, e abbiamo iniziato anche a fare tutta la parte riguardante la cartografia, proprio perché nel momento in cui ci sarà una sorta di ufficio di piano che affiancherà ovviamente il vincitore del bando di progetto, naturalmente abbiamo bisogno di come dire, proporre già tutta una serie di cartografie che denotano l'esistente, perché noi è sull'esistente che poi dobbiamo ipotizzare la progettualità del nuovo PRG. E quindi sì, c'è una somma iniziale, naturalmente, perché non si poteva ovviamente dire faccio il PRG e non abbiamo messo neanche un centesimo, è evidente. Per cui la prima tranche che abbiamo concordato è di 100.000 euro e poi naturalmente a seconda di quello che sarà il piano economico, il quadro economico che sarà presentato dagli uffici, faremo tutti i ragionamenti per gli anni successivi. Si ipotizza, da quanto mi hanno manifestato i tecnici, che di qua all'assegnazione del bando è probabile un tempo che si aggira tra l'anno e mezzo e i due anni, in cui poi entreremo nel merito specifico con l'assegnazione del bando, l'assegnazione al progettista, e quindi questi due anni dovranno essere tutto un percorso temporale che sia di costruzione, di affiancamento a quello che poi andremo poi a, come dire, a verificare nel merito. E qui ci sarà chiaramente il coinvolgimento anche
nell'assetto della visione di città, futuro di città, coinvolgendo tutti gli attori principali della città. In questo senso. Mentre per quanto riguarda l'area ex... Ecco, io sinceramente credo che sia a posto, però se c'è l'architetto collegato, che sicuramente ha più memoria di me riguardante la destinazione urbanistica dell'area, se è collegato. Se no mi riservo di verificare e di controllare. Perché era collegato, ma probabilmente non c'è più. Mi riserva in giornata di controllare. La destinazione era temporanea comunque. Credo che fosse temporanea per la cantierizzazione. Abbiamo chiesto a noi lì. Per la cantierizzazione. È un cantiere temporaneo, quindi. Ma la destinazione urbanistica primaria è quella che denota poi l'area. È l'area verde quella. Bisogna vedere sul PRG. Sinceramente non ho controllato. Devo chiedere agli uffici. In giornata sono in grado di rispondere. Grazie Assessore. Allora aspettiamo che magari ci fa avere questa informazione. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, si può iscrivere in chat. Non ci sono altre domande? Mattia Colivignerelli, prego, ecco. Consiglio. Un'altra piccola domanda, giusto per capire anche come funziona. Rispetto ai fondi che sono già stati assegnati, quindi la prima parte dell'intervento però... del sindaco, come rilevano questi fondi nel bilancio e nel DUF e in tutti i vari documenti che noi abbiamo? E quindi se ci sono altri fondi, diciamo, di competenza di questa commissione che sono inseriti nel DUF, nei vari allegati che abbiamo... di cui si debba o si possa discutere adesso. Volevo solo capire questa cosa qua. Se mi posso permettere di fare questa distinzione. L'illustrazione che ha fatto il sindaco è un'illustrazione di natura realizzativa, ovvero la trasformazione delle entrate delle varie fonti di finanziamento che sono il PNRR piuttosto che fonti regionali, piuttosto che fonti ministeriali, che vengono poi trasformate in realizzazioni concrete dal punto di vista dei lavori pubblici. Quindi in realtà questa domanda dovrebbe essere rivolta domani agli attori che compongono la commissione sui lavori pubblici, perché questa è più una parte realizzativa. La commissione urbanistica si occupa principalmente della progettazione della visione della città futura, di quello che è l'esistente, di quello che vorremmo fare, e di quello che abbiamo indicato nel nostro programma elettorale, che abbiamo poi trasferito naturalmente nel documento unico di programmazione. Quindi è solo per fare un... Posso intervenire, Presidente? Sì, prego, prego. Bilancio, visto che sono in commissione anche bilancio, vorrei dare un supporto. Allora, è stato inserito nel bilancio, sono stati inseriti i 38 milioni e 500 mila dell'ex campo TAV e sostanzialmente risorse riguardanti anche tutto il PINQUA. Il PINQUA sarebbe ex campo TAV e via Bonola, gli interventi sulle case popolari di via Bonola. È stata inserita quindi una tranche, un intervento oggi di 2 milioni e 200, adesso vado a memoria, 2 milioni e 4. È stato già inserito nel bilancio, quindi per relativi gli interventi in questo campo relativo al campo TAV e alla riqualificazione di Santa Gabbia sono state inserite le risorse necessarie per l'avvio ovviamente di queste due opere. Per quanto è poi stato inserito relativamente ai due asili nido, cioè quello di Via Fara, il nuovo asilo nido e la riqualificazione di quella di Santa Gabbia, nel bilancio, nel piano degli investimenti troverete 600.000 euro che necessari per l'avvio ovviamente della prima fase di questi due asili. Sempre la migliore. Grazie. Uno della l'altra, gli spazi vuoti non ci sono. Grazie Assessore. Grazie Assessore. Se posso proseguire magari. Sì, certo. Allora, il DUP di fatto che è stato allegato al bilancio è sostanzialmente la prosecuzione di 5 anni di mandato amministrativo precedente
che ha cantierizzato tutta una serie di progettualità che riguardano lo sviluppo e la trasformazione della nostra città. Voi ricorderete che abbiamo parlato nel passato e abbiamo affrontato l'area dell'ex macello che è collegata alla riqualificazione di Casa Bossi, l'insediamento logistico di Agognate che è stato realizzato ed è praticamente ormai concluso, ma avrà ancora una piccola coda di una piccola variante riguardante solo una parte strutturale di un parcheggio. Ma possiamo dire che l'impianto logistico di Agognate è consolidato, lì è un logistico e-commerce, quindi con una finalità ben precisa. Poi nelle varianti che sono state presentate nei 5 anni precedenti abbiamo la rigenerazione del complesso Molino Tacchini di Sant'Agabbio, che ha trovato la sua realizzazione e dovrebbe concretizzarsi a breve con un piano con permessi di costruire, con un piano di esecutivo convenzionato. Abbiamo la rigenerazione del complesso dell'ex di Agostini, che anche in questo caso sta vedendo il proprio termine dal punto di vista della progettazione e della realizzazione. A breve dovrebbe insediarsi la prima tranche, che è quella della scuola della moda, e poi successivamente si aggiungeranno anche altri insediamenti. Abbiamo recuperato e riqualificato tutta l'area dei magazzini della Cariplo di via Fauser. Se qualcuno ha piacere a passare, vedrà che adesso è stata una trasformazione piuttosto importante sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista anche viario, riqualificando una grossa fetta di Sant'Agabbio che fino a poco tempo fa versava in condizioni piuttosto critiche. Ma naturalmente ci sono tutti i progetti che nel frattempo si sono, come dire, susseguiti e quindi avranno realizzazione successivamente. Sono sempre legati comunque a quelle che sono le indicazioni che sono state inserite dentro nelle 20 pagine circa di urbanistica che compongono il programma elettorale. E mi riferisco in particolare all'area logistica del CIM, cioè quindi lo sviluppo che avrà in un futuro l'area logistica del CIM, l'insediamento logistico in corso Vercelli, nell'area andando verso Vercelli tutta la parte destra, il proseguimento dell'insediamento logistico di Trecate. Se voi vi ricordate, Trecate ha sviluppato 2 stabilimenti di trasformazione logistica produttiva a margine dei confini del territorio novarese. L'ultimo pezzo dello sviluppo completo, complessivo di quella richiesta che fu fatta dalle società che sono proprietarie delle aree, è sul terreno del comune di Novara, quindi noi siamo proprio a confine di quello che è lo sviluppo. Il terzo stabilimento si svilupperà su un'area, il cosiddetto ambito T9, che è proprio a confine con l'area di Vercelli, e quindi anche in questo caso siamo in contatto con i progettisti che presenteranno a breve la documentazione per la richiesta di variante. Abbiamo quello che vi ha accennato il sindaco, la rigenerazione del complesso del centro sociale. Lì la questione si è dipanata in maniera differenziata, perché a luglio vi ricorderete, almeno chi era con me in consiglio comunale si ricorderà che fu portata una manifestazione di interesse pubblico di un soggetto naturalmente privato. Si è inserita poi a dicembre l'università in maniera importante e quindi, come dire, si è un po' fermato la macchina e abbiamo chiaramente apprezzato l'interessamento dell'università, perché non dimentichiamoci che il faro che contraddistingue comunque lo sviluppo urbanistico è prevalentemente l'interesse pubblico, e quindi quando vi è una manifestazione di interesse pubblico da parte di un soggetto pubblico quale l'università, noi naturalmente non possiamo che essere soddisfatti, anche perché nella visione di città che andremo poi a proporre all'attenzione del Consiglio Comunale, noi non possiamo dimenticare che ormai l'assetto principale della nostra città si basa principalmente su un'integrazione e un'osmosi con lo sviluppo dell'università, che ormai è un tessuto importante sia dal punto di vista urbanistico, della ricerca, della riqualificazione. Si sposa infatti appunto anche in questo senso quello che vi ha anticipato il sindaco, cioè la riqualificazione del quinto magazzino, che è un'area di circa 40.000 metri quadri, che se avrà lo sviluppo di ricerca dal punto di vista proprio
dell'università e quindi di tutto quello che ne connette, è chiaro che porterà a una riqualificazione di un'area dismessa da troppi anni. Però non stiamo lavorando anche su manifestazioni di interesse, come dire, collegate all'area della...
scusi, abbia pazienza, sì. Ma io ho capito, io però la domanda l'ho fatta all'amministrazione, non al CIME. Io ho chiesto che cosa vuol fare l'amministrazione di quelle aree. Non ho chiesto qual è l'idea del CIM, scusate. Posso parlare? Sì, infatti era il sindaco che voleva rispondere sulla... Volevo dettagliare meglio, se vuole. Se no... Sì, sì, sì. Prego, signor sindaco, ci può rispondere alla domanda della collega Lega. Allora, come giustamente ha detto l'assessore Matthews, le aree di cui lei sta parlando sono quelle a nord dell'abitato 3D. Di Ternate in fregio alla tra la tangenziale e il CIM, in buona sostanza, e l'abitato, quelle aree lì sono urbanisticamente destinate all'espansione logistica del CIM. Urbanisticamente, da piano regolatore, sono destinate a quello. Ora, quelle aree sono, come sapete, di proprietà di circa 112-118 proprietari terrieri che, come voi sapete, perché avendo amministrato tra il 2011 e il 2016, hanno sempre reclamato per il fatto che quelle aree erano bloccate da tantissimi anni e su quelle aree loro pagavano l'IMU per terreni logistico-produttivi. Però che sono state poi ridotte al 60%, 50%. Comunque avevano un costo senza che ci sia mai stata un'effettiva strategia di investimento e di ampliamento del CIM su quelle aree stesse, così come previsto dal piano regolatore. Ok? In questo momento sta succedendo questo. Ovvero, come sapete, la società CIM SPA, che era di proprietà pubblica sostanzialmente, perché la maggioranza delle quote erano della regione Piemonte attraverso Finpiemonte e del comune di Novara, della provincia di Novara, e questo sostanzialmente ha bloccato lo sviluppo dello scalo intermodale per tantissimi anni, perché il pubblico non aveva risorse sufficienti per fare investimenti di espansione. Queste quote sono state vendute, se vi ricordate, nel 2018. La nuova proprietà del CIM, che è una società che opera, forse il player più importante da un punto di vista logistico intermodale in Europa, la proprietà del CIM ha dei progetti di sviluppo significativi che porta avanti insieme a tutti gli altri attori del servizio logistico su rotaia, che sono nella fattispecie RFI e Mercitalia, i quali sono proprietari, ognuno per circa il 50%, dello scalo merci del Boschetto, che, come sapete, ha bisogno di rilevanti investimenti di riqualificazione dei fasci dei binari. Ora, se mettiamo insieme lo sblocco delle risorse su RFI per la progettazione e realizzazione del cosiddetto baffo ferroviario, che dalla linea nord collegherà lo scalo del Boschetto, se mettiamo insieme le risorse che queste società di Stato, chiamiamole così, hanno ottenuto per la riqualificazione dei fasci ferroviari del Boschetto, rifunzionalizzati proprio per dare maggiore, tra virgolette, potenza di fuoco al CIM stesso, se mettiamo insieme il fatto che gli stessi proprietari di CIM hanno già altre società in altre parti d'Italia che collaborano con le società di Stato per lo sviluppo di scali interportuali, se mettiamo in conto che gran parte di quei terreni stanno per essere acquistati da una società di sviluppo logistico immobiliare, la quale ovviamente dialoga con CIM per creare una sorta di piastra logistica di interconnessione tra quelle aree e il CIM attualmente esistente, voi capite che ci sono su quell'area dei rilevanti interessi da parte dello Stato, perché poi la logistica segue anche delle direttive che sono a livello nazionale, dei progetti e delle strategie che sono anche a livello nazionale. Quindi se mettete insieme tutto questo, voi capite che quell'area sarà interessata
da un rilevante intervento di investimento sia da un punto di vista di realizzazione di nuovi spazi dedicati alla logistica, sia sulla riqualificazione delle infrastrutture viarie e ferro su tutta quell'area. Questo è, dal punto di vista generale, la situazione. Ora, è evidente che per fare quello, che il piano regolatore di Novara già prevede, ci sono tutto poi una serie di temi che devono essere affrontati, primo fra tutti quella della messa in sicurezza definitiva da rischio idrogeologico di tutta quell'area, che non è che ci sarà perché c'è lo sviluppo, c'è perché c'è, esiste già da tantissimi anni. Cioè l'asta del Terdoppio, il piano regolatore attuale prevede che sull'asta del Terdoppio, a monte rispetto al CIM, quindi più verso nord, preveda la realizzazione del cosiddetto scolmatore, quello che ti consente di ridurre drasticamente il rischio idrogeologico su quell'area. È stato fatto uno studio da parte dell'università, non mi ricordo più di dove, sulla base, diciamo, delle indicazioni della regione Piemonte, per verificare se effettivamente lo scolmatore fosse ancora necessario oppure ci potessero essere delle opere alternative di difesa idrogeologica della zona. In primis, quello che interessa soprattutto a noi sono due cose. La prima, che queste opere mettano in sicurezza gli abitati. Quindi le residenze. Si sente astratti delle... per tutti o solo per me? Non ho capito. Si sente a scatti. Cioè, io lo sento a scatti, non so gli altri. No, gli si altri? Sente bene. No, io sento bene. Anch'io. Allora, io lo sento bene. Anch'io la sento in perfezione. Vai, Alessandro. Allora, in primis, mettere in sicurezza ovviamente gli abitati, quindi le residenze delle persone. In secondo, dare la possibilità però alle aziende che già insistono in quelle zone e che danno da lavorare a tantissime persone di poter continuare nei loro piani di sviluppo in sicurezza, ovviamente. Ecco, quindi noi abbiamo già fatto delle incontri. L'ultimo di questi incontri è di oggi, che giorno è? Giovedì. È di martedì, dove personalmente sono andato in regione a incontrarmi con il magistrato del Po, il quale ha in mano poi, diciamo così, la pratica, l'istruttoria, per poter dare indicazioni su quali possono essere le soluzioni tecniche migliori sulla base degli studi che sono stati fatti dall'Università di Pavia per poter mettere in sicurezza, secondo le norme, tutta quell'area lì. Quindi stiamo parlando di un progetto di sviluppo che ha ben chiaro, a livello, diciamo così, superiore, che può essere effettuato solo ed esclusivamente se ci sono le condizioni per la messa in sicurezza idrogeologica del Terdoppio. Questo è ovvio che non è che è il sindaco di Novara o l'amministrazione comunale, se non con i propri tecnici, a fare una valutazione sulla validità tecnica di questi interventi. Ci sono le persone proposte, sia in regione, sia nei nostri uffici urbanistici, sia ovviamente a livello di magistrato del Po. Quindi questa è la situazione, ma confermo che in questo momento sulla parte nord di Pernate è in atto una attività di acquisizione di quelle aree per uno sviluppo della piattaforma logistica interconnessa tra quelle aree e l'area C. Dovrà rispettare in primis ovviamente le varie indicazioni da parte di vista ambientale che gli verranno date dalle commissioni VIA e dalle varie conferenze di servizi. In secondo luogo dovrà ovviamente rispettare anche il nostro regolamento per l'insediamento di logistica sostenibile, che prevede che questi insediamenti debbano avere tutta una serie di criteri da soddisfare per poter rendere il meno impattante possibile dal punto di vista ambientale lo stesso insediamento. Questo è il quadro generale della situazione. Se
se minuto hai finito, se no volevo fare io delle domande, visto anche l'intervento del sindaco. Ok, grazie signor sindaco. In questo momento sta presiedendo il vice Camillo Esempio, per cui mi svesto da presidente. Allora, prego. Signor sindaco, io su questa questione ci sarebbe da fare un ragionamento, perché è vero quello che si dice, insomma, che creando la logistica può portare dei posti di lavoro. Poi questo è, come dire, secondo me dipende anche dal tipo di logistica. Diciamo che noi abbiamo questa vocazione, per cui Novara ha detto da tutti, insomma, si trova in quest'asse, no? Nord-sud, est-ovest, per cui è evidente che si sposa bene, ma questo lo dicevano già i romani mille anni fa, insomma. E per cui sono però delle questioni, soprattutto su quell'area. L'area, e mi riferisco all'area T3B, perché è vero che ci sono 100, 110, 108, 12 proprietari che non vedono l'ora, non tutti, ma una parte non vedono l'ora di liberarsi. 99%. Di liberarsi, non è proprio il 99%, comunque di liberarsi quelle aree. Ma diciamoci la verità, intanto ci sono lì due grossi proprietari che hanno il 90% di quell'area, cioè di quell'area, quegli 850.000 metri quadri, non è divisa in maniera omogenea tra i vari 100 o 110, ma ce ne sono due o tre che hanno tre quarti di sono proprietari di tre quarti di quell'area, poi c'è gli altri 100 che hanno l'altro 25%. Questo glielo posso garantire, si può informare, vedrà che è come dico io. Per cui c'è da dire una cosa, che oggi gli agricoltori, quelli che lavorano la terra, già non pagano lì. Questo problema loro non ce l'hanno. Il problema ce l'ha il proprietario, che magari ha ereditato un pezzo di terreno, che si ritrova a pagare un IMU su un terreno edificabile e in qualche modo magari si è già in questi anni ha pagato l'IMU. La cifra che ha pagato supera il valore del terreno stesso, per cui non vede l'ora di liberarsi di questo terreno. E questo, come dire, è comprensibile. E insomma, io capisco che nel momento in cui gli viene fatta una proposta di vendita, diciamo, la vende volentieri. Però ci sono, Pernate è fatto da 3.500 abitanti. E io sono convinto che qualche volta bisogna guardare anche l'interesse ambientale, no? L'interesse ambientale oggi è quello di dire: andiamo a vedere, una volta realizzato a nord di Pernate, un'area di 850.000 metri quadri, poi qui bisogna capire qual è l'indice che verrà applicato. Perché l'indice lì è 0,5, è 0,25. No, l'indice adesso è 0,5. No, 0,25. È 0,25. Sì. Per cui 850.000 metri quadri vuol dire che noi abbiamo 200.000 metri di capannoni coperti. Esatto. Esatto. Di quest'area il piano paesaggistico però prevede che, se non mi sbaglio, prevede che chi va a realizzare, chi compra quell'area, deve comprare, se non ricordo male, il 50% dell'area o il 100%, adesso non ricordo se è il 50 o il 100%, deve cedere gli standard in un'altra area, esatto, che è nel famoso triangolo che c'è, è previsto anche dove, no? Ti dice sì, anche dove. Esatto. Questo investimento viene fatto a quale, certo, condizioni? Certo, e ci mancherebbe norma. La norma di piano. Quale condizioni viene fatta? Cioè loro devono acquistare... Certo. Devono certo. Sono le norme di piano. Sono le norme di piano. Certo, ma dico, questi soldi, perché poi stiamo parlando di soldi pubblici, perché lei sta parlando... No, sono soldi privati. No, perché lei sta dicendo che sono ferrovie dello Stato. No, chi fa lo sviluppo lì è un privato. Certo. Il piano generale prevede che CIM sulla intermodalità,
ci sia un'interconnessione tra l'area del boschetto dove ci sono, dove c'è il pubblico, certo, e il CIM dove c'è adesso il privato che prima era pubblico. Ma l'area di, se lei mi sta parlando dell'area di Pernate, l'operazione urbanistica di acquisto, di realizzazione di, del piano regolatore con la costruzione di 200.000 metri quadri è fatta da un privato che mette i soldi non solo per acquistare quelle aree, per realizzare eventualmente, stiamo parlando di un progetto, non è detto che avvenga, ma stiamo parlando di un progetto, il cui progetto può avvenire solo ed esclusivamente se vengono rispettati determinati criteri di tutela ambientale, ok? Certo. Allora, chi va lì, la norma di piano dice che deve acquistare, così come dice il piano regolatore, mettendo a disposizione del pubblico un'altra area, che adesso non ricordo più quanti metri quadri sono, perché non è che sono un computer, però penso che siano 0,25 su quell'area, anche lì. Devi acquistare una. Loro hanno un indice di edificabilità del 0,25 e mi sembra di ricordare 0,25 devono rilasciarlo per una compensazione, diciamo così, ambientale che danno al pubblico. Per cui stiamo dicendo che i proprietari, cioè chi andrà a sviluppare quell'area, oltre a pagare ai proprietari chiaramente il costo del terreno, poi a me risulta che non tutti i proprietari hanno venduto, perciò voglio vedere, visto che non c'è più il vincolo di interesse pubblico, perciò voglio vedere come vanno ad espropriare, perché prima erano vincolati, se uno non vuole vendere e ha un terreno proprio in mezzo, voglio vedere come fanno a realizzare. Ma non è che uno può bloccare la volontà di un ambito, siccome un ambito, il problema è proprio quello, siccome lì fa parte di un ambito, ed è proprio questo che voglio dire, nel momento in cui un proprietario che ha 20.000 metri quadri, per una percentuale di coloro i quali vogliono andare avanti su questo progetto, ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. C'è la come fai? Gli espropri il terreno? Praticamente non so, ma penso di sì. Penso che si vada in quella direzione eventualmente. Ma tutte? Ma voglio vedere se ci sono tre o quattro proprietari o cinque proprietari, bisogna andare a espropriare a tutti questi qua i terreni. Gli sviluppi di piano regolatore prevedono comunque il rilascio di standard che sono previsti dalla norma di piano. Questo magari non avviene perché magari poi si mettono d'accordo, non lo so. Dobbiamo, siamo in attesa di conoscere in ogni caso dettagli progettuali. Per adesso è solo un in ogni caso diamo per scontato che questi imprenditori che acquistano questi terreni, convincono tutti e danno i soldi a queste 100 persone, tutti sono tutti felici. Ma questo non vuol dire che i residenti di Pernate sono tutti felici, o meglio, i residenti di questa città sono tutti felici. Perché secondo me questo è un ragionamento, ed è sempre quello che ho detto ormai da qualche anno a questa parte, il ragionamento che l'amministrazione pubblica, indipendentemente adesso che ci sei tu o che ci sarà un altro amministratore a governare la città, deve ragionare secondo me sulla base di un'idea, perché noi stiamo ragionando che abbiamo i capannoni ad Agugnate, ok? E abbiamo realizzato un polo logistico importante e magari si potrebbe ampliare. Ci ha appena detto che sul Corso Milano verrà fatto un nuovo capannone di una certa dimensione. Abbiamo visto che questo territorio può essere, come dire, che venga realizzato sulla base anche di un indice 0,25, un altro capannone di 200.000 metri quadri a Pernate. Alla fine verrà fatta la tangenziale, ho visto, che porterà via altro terreno. Però a un certo punto dobbiamo anche avere un'idea di come vogliamo sviluppare la città, perché stiamo circondando, se ci pensate, la città di capannoni. Ma l'insediamento logistico viene... Abbiamo capannoni in tutte le direzioni. I sedimenti logistici per antonomasia devono essere vicini agli assi di penetrazione. La tangenziale è fondamentale. Vabbè, ma loro la pensano così. Io ho sempre pensato, sempre detto, che l'area di sviluppo di questa città poteva essere Agugnate, perché lì... Anche Agugnate. No, anche. Tu non, anche, soprattutto doveva essere Agugnate, perché a Pernate voi noi... Perché, ma scusate, ma l'amministrazione dovesse andare in porto questo progetto, andrà a realizzare dei capannoni praticamente
adiacenti all'abitato di Pernate. No? Come no? Perché no? Ci saranno tutte le compensazioni ambientali, ci saranno le difese, se no non lo fanno. Un po' come il progetto del boschetto. Se no non lo fanno. Però se no non lo fanno. Facciamo se dovesse essere che prima fanno le compensazioni e poi dopo fanno l'opera. Facciamo questa cosa. Cioè noi scriviamo che prima devono fare le compensazioni, perché io ho sempre visto, quando si parla di compensazioni, che le compensazioni vengono fatte sempre per ultimo. Non vengono fatte mai. Non vengono fatte mai. La messa in sicurezza del terdoppio a cui faceva riferimento lei, signor Sindaco, deve essere fatta prima. Certo. Sono d'accordo. Perché altrimenti le opere idrauliche previste sono d'accordo con lei. Noi dobbiamo fare in modo che vengano fatte prima. Le compensazioni ambientali devono essere fatte prima e non dopo. Perché il cittadino, premesso che io sono contrario allo sviluppo di quell'area, ma se per le ragioni mi rendo conto che insomma c'è un piano regolatore, per cui non è che si può, faremo tutte le battaglie per evitare di farlo, al massimo di farlo in maniera, come dire, molto più limitata e molto più lontano dall'abitato, ma questo però deve comportare, a mio avviso, che le opere previste per quell'area lì, sia di mitigazione che di messa in sicurezza idraulica, devono essere fatte prima, perché altrimenti il cittadino si sente... Sono d'accordo con lei, sono perfettamente d'accordo allora con lei. La ringrazio che per una volta sono d'accordo. Devono essere fatte prima. Eventualmente. Grazie, Presidente. Prego. Non so, adesso Presidente aveva previsto altre prenotazioni. Credo che non ci sono altre persone prenotate. Allora ti ripasso la veste di Presidente. Grazie. Ringraziamo il signor Sindaco. Ringrazio anch'io il signor Sindaco per essere d'accordo con me per una volta, ma anche se non è che... Se c'è qualcun altro iscritto a parlare, altrimenti... Non ci sono altri interventi? No. Allora chiudiamo la commissione di oggi ci vediamo domani. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Quindi con la mia giustifica al Presidente del Consiglio, perché purtroppo Presidente, scusi, Rossano. Dimmi. Ascolta, purtroppo prima non avevo sentito la chiamata all'appello, ho scritto, non so se lo avete visto. No, abbiamo scritto presente. Non ci va. A posto, ok, scusate, va bene. Tranquillo. Ciao, buona giornata. Approfitta. Approfitta. Grazie.